Benedetto Bonfatti per Sprinter Sport, siamo con Mattia Storraco, specialista in ingressi devastanti in campo. La seconda volta che vengo a vederti, la seconda volta che entri e segni. Il mister ti sceglie come arma in più? Non lo so, non ho capito neanche io, sinceramente. Qualche volta titolare, qualche volta come arma. Però una freccia importante sulla fascia, oggi hai segnato il 10° e 11° gol. Abbiamo Lampitelli lì che trema del fatto che tu possa raggiungerlo nella classifica marcatori. Non lo so. Sarebbe bello tutte e due avanti, la coppia travolgente. Bene, bene. E come avete preparato questa partita dopo un blocco così lungo? Abbiamo pensato molto a questa partita, dato che all'andata abbiamo perso 3-1. E adesso al contrario, abbiamo vinto 3-1. 5-1. Sbagliato io. 3-1, poi con i tuoi gol 5-1. Cioè, sì. Ovviamente l'ho fatto apposta. Questa è stata la mia prima settimana che sono tornato a giocare dopo il coronavirus. Quindi è stato un po' un blocco. Può darsi che il mister mi ha fatto stare in panchina anche solo per questo, che non avevo tanto le gambe adatte da giocare a 90 minuti. Sono contento del risultato, speriamo che continuiamo a dare questi risultati. L'obiettivo del Pertusa è salvarsi. Esatto. E ce la farete? Speriamo di sì. Io credo in tutto. Vabbè. C'è una dedica particolare per chiudere per questa doppietta? Lo dedico a tutte le persone che mi hanno creduto fino ad adesso, che dopo io non avevo ansia prima di questa partita, perché tornare a giocare dopo 2 mesi di stop, però stati i miei compagni, in famiglia, amici, ragazzi che mi hanno aiutato e sono arrivato da qua. Perfetto. Grazie mille, Mattias. Prego. Alla prossima.